ingiuria, guida senza patente, falsità in scrittura privata e violazione delle prescrizioni sulla coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, ma anche atti osceni e abuso della credulità popolare. Sono alcuni dei reati depenalizzati con decreto dal governo, crimini certamente minori ma per i quali si finiva comunque di fronte ad un giudice e invece adesso saranno mere questioni amministrative. Sanzioni pecuniarie e non più processi, ma non per questo l'entità del reato viene sminuita, avverte il guardasigilli Andrea Orlando. Le ammende infatti in molti casi sono salatissime, ad esempio per quanto riguarda l'ingiuria, cioè chi offende l'onore e il decoro di una persona, sono previste multe fino a 12.000 euro. Certamente non si toccano più le fedine penali, ma i trasgressori devono prepararsi a mettere pesantemente mano al portafoglio, sapendo che, facendo un altro esempio, guidare senza la patente potrà costargli anche 30.000 euro. Per quanto riguarda la coltivazione della cannabis a scopo terapeutico, ci tiene a precisare il ministro della Salute Lorenzin, la depenalizzazione interessa solo chi, avendo già le autorizzazioni necessarie, contravviene alle prescrizioni e non certo chi la marijuana la coltiva nel proprio terrazzo di casa. Il lavoro si sposta dunque dalle procure alle prefetture e alle autorità amministrative competenti. Secondo il Ministero della Giustizia, le depenalizzazioni approvate dal Consiglio dei Ministri avranno effetti immediati sul lavoro dei GIP italiani, che vedranno sparire dalle loro agende almeno 30.000 procedimenti all'anno.